stiamo cercando di convincere, sulla, ma sulla bontà tecnica posso dire ci sono pochissime, chi può fare obiezioni. Milano ha tutte le carte per poter ospitare EMA, lo ha dimostrato in tutto il vaglio di questi ultimi mesi, ora è una decisione politica dove ovviamente si giocano tanti altri fattori. E antibiotico resistenza, occorre una politica comune per il taglio di somministrazione di antibiotici agli animali? Assolutamente sì, l'Italia da questo punto di vista è molto avanti nelle, diciamo, nelle applicazioni non solo delle normative ma anche delle politiche che noi stessi mettiamo in campo, non solo come Stato ma anche in modo volontaristico con la partnership con gli attori industriali. È ovvio ed evidente che quello dell'antibiotico resistenza è il primo allarme di sanità che c'è al mondo dal punto di vista del rischio, perché è uno dei principali rischi di morte per le persone ricoverate e non solo, quindi noi abbiamo bisogno di lavorare sempre più focalizzato. Questo G7 poi prende l'eredità anche di quelli precedenti, continuiamo a stressare questo tema perché le soluzioni sul campo sono ancora poche, faremo un po' un bilancio delle azioni raggiunte nei vari paesi e poi anche cosa ci serve per poter agire di più. Posso dire una cosa importantissima, è l'approccio culturale. Molti pensano che non ci sia niente da fare, questo è un grandissimo errore, quello delle infezioni ospedaliere e dell'antibiotico resistenza, perché sono due fattori collegati, non è una cosa su cui non si può fare nulla, ma invece è un problema che si può risolvere e contenere con tante azioni mirate, dalla ovviamente l'igiene delle strutture a il fatto di educare le persone a non assumere antibiotici senza avere una prescrizione medica, senza una visita medica. Oggi saranno disponibili fra poco per tutti delle indagini preliminari da fare prima di assumere l'antibiotico, in modo tale da poter assumere l'antibiotico giusto per la propria malattia, in modo tale anche da assumerlo nel modo più corretto e cercando di evitare al minimo la formazione appunto della resistenza. Ministro, si parla anche di malattie di ritorno, questo G7 può essere un'occasione per discuterne a livello internazionale. Questo è proprio all'interno del tema, perché per esempio nel Delphi e quindi in questo questionario mondiale che abbiamo messo in campo per costruire il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei fattori climatici sulla salute, uno dei temi che è venuto fuori è l'immunizzazione. Quindi ritorniamo al tema delle vaccinazioni come una necessità globale, perché abbiamo spostamenti di milioni di persone e anche dovuti alle carestie, alla mancanza di acqua, abbiamo il ritorno di malattie proprio dovuti al cambio climatico, quindi all'adattabilità ai virus. E questo comporta una necessità enorme di immunizzazione di massa, per non parlare poi dei conflitti dove ci sono le guerre, dove ovviamente pensiamo alla polio in Siria che si è riscatenata ed è riuscita fuori dopo appunto il conflitto. Ieri alcuni genitori si sono presentati nella scuola di Rozzano per prendere i loro figli dopo il caso della bimba morta di meningite. Qual è il messaggio che arriva dal Ministro della Salute? Guardi, allora, su questo innanzitutto di vicinanza alla famiglia, perché non c'è penso un genitore che non possa sentirsi colpito da una meningite, cioè da una cosa che succede, può succedere come immagina ai tuoi figli, no? Quindi è una cosa drammatica. E non possiamo dare una risposta del tipo scientifico finché non abbiamo il risultato dell'origine della meningite, per capire se è un'origine virale oppure no. L'altra risposta che però diamo ai genitori è che se anche le vaccinazioni per la meningite sono tra quelle fortemente raccomandate e non tra quelle obbligatorie, io mi sento veramente di consigliarle a tutte, perché è una, cioè io, noi la consigliamo a tutti essendo fortemente raccomandata e quindi essendo necessaria. La meningite è così, ti colpisce quando meno te lo aspetti e dove meno te lo aspetti soprattutto. Un'ultima battuta, innovazione e ricerca per l'invecchiamento attivo, il tema quindi dibattuto oggi è importante e quali saranno gli investimenti del Ministero? Beh, gli investimenti del Ministero già ci sono, nel senso per quello che noi possiamo fare, avendo focalizzato anche, noi abbiamo degli IRCS che si occupano appunto di questo, sosteniamo progetti sia con l'Istituto Superiore di Sanità sia appunto aiutando i nostri ex nella medicina traslazionale e nel aderire a progetti come quelli di Horizon. Abbiamo realizzato il Piano Nazionale della Cronicità che insieme agli altri strumenti dà le linee
linee guida a tutti su come dobbiamo affrontare questo tema, però io credo che dobbiamo capire che l'investimento sull'aging, la ricerca, l'applicazione di nuovi strumenti, non soltanto, come ho detto, dal punto di vista proprio della terapia, ma anche dell'organizzazione, quindi la ricerca ci può aiutare a finalizzare l'organizzazione che poi va fatta, secondo quelli che sono anche diciamo, le scoperte scientifiche, le nuove tecnologie, gli strumenti che si hanno a disposizione per non disperdere risorse e per dare innanzitutto al paziente il massimo di quello che la tecnologia e la nostra esperienza ci mette. Però vorrei dire anche un'altra cosa, io recentemente ho visitato una serie di RSA, ovviamente per le persone anziane nella loro fase più fragile tutti torniamo a essere bambini. La tecnologia è importante, ma l'umanità vince su tutto, quindi non dimentichiamoci che sono i nostri genitori, i nostri nonni e che hanno bisogno, anche il nostro vicino di casa ha bisogno anche di un abbraccio, di calore e di conforto, perché sono le due cose che devono andare insieme, umanizzazione e alta ricerca. Scusi, allora solo tanto un'ultima davvero battuta, la malaria. È emerso che potrebbe aver preso questa bambina la malaria per un errore, quella che è morta poi a Brescia, per un errore tecnico umano avvenuto all'ospedale di Trento. E questo appunto avremo adesso il report finale dell'istituto, ci sono state varie ricerche su questo, possiamo escludere assolutamente che la malaria sia stata presa in un contesto esterno all'ospedale, questo mi sembra da un certo punto di vista confortante, perché vuol dire che non abbiamo ceppi di zanzare che sono da vettore malarico e quindi da questo punto di vista siamo tutti più sicuri, interverremo poi, le autorità competenti interverranno sull'ospedale di Trento nel modo più consono e appropriato possibile. Invece dal punto di vista del G7 la malaria è uno dei nostri temi, è uno dei temi proprio anche dei cambiamenti climatici e da questo punto di vista la ricerca può fare tantissimo. Ricordo per esempio che proprio qui in Italia è stata fatta una scoperta importantissima a Terni e nell'istituto dove appunto si sta lavorando sulle zanzare, quindi su come rendere sterili le zanzare portatori di malaria, quindi cioè, si stanno trovando anche altre metodologie per sconfiggere una delle malattie che fa più morti al mondo.